piombino tra le grinfie del Gattopardo. Nella città fabbrica tutto cambia, progetti per il porto, investimenti, proprietà delle acciaierie, ma alla fine tutto resta uguale, congelato nell'immobilismo. Non arriverà, o almeno questa è la volontà del comune, il rigassificatore. Il governo, con l'avallo della regione, aveva individuato il porto piombinese come sede della nave impianto. Ma il sindaco Francesco Ferrari ritiene eccessivo l'eventuale prezzo da pagare per la sua città. Una città che si è dichiarata senza se e senza ma contraria a quell'opera. Pur consapevoli di quanto sia importante un rigassificatore a livello nazionale, riteniamo anche che la collocazione a Piombino sia oltremodo sbagliata, possa essere l'elemento di condizionamento di una crescita della città. Ferrari, attraverso i canali social, nelle scorse ore ha denunciato le mosse che Snam starebbe portando avanti nella cittadina dell'acciaio legate all'ipotesi dell'arrivo del rigassificatore. Abbiamo saputo da alcuni proprietari di capannoni di Piombino che Snam avrebbe chiesto loro la disponibilità di darli in locazione, evidentemente nell'intento di portare avanti materialmente l'opera relativa al rigassificatore. Nelle ultime ore la città sta vivendo con apprensione anche l'avvertenza Jindal. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha avanzato la proposta di un forno pubblico che sarebbe costruito in area demaniale per salvare l'acciaio. Però, dopo essersi mosso in varie direzioni, adesso Palazzo Strozzi Sacrati attende una risposta dal governo, così come i sindacati e gli operai.